Ritrovati una nuova edizione del nostro telegiornale. Torniamo a parlare di elezioni, questa volta quelle amministrative che hanno coinvolto anche la regione Lombardia. Allora, il punto in questo servizio. Ben ritrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Parliamo ancora di elezioni, questa volta quelle amministrative che hanno coinvolto anche la regione Lombardia. Allora facciamo il punto in questo servizio. Sono felice di avere vinto e felice di poter iniziare subito a lavorare. Una vittoria di tutti e di tutti quei tanti che ci hanno aiutato nella campagna elettorale. Queste le prime parole di Elena Carnevali, vincitrice al primo turno a Bergamo nella tornata di elezioni per il rinnovo della carica di sindaco. Carnevali ha vinto con il 54,9% contro il 42,2% di Andrea Pezzotta del centrodestra. I cittadini di Cremona saranno invece chiamati a votare per il secondo turno tra 2 settimane. Domenica 23 e lunedì 24 giugno. Alessandro Portesani, sostenuto dal centrodestra, è avanti di poco meno di 1,5 punti con 43,23% contro il 41,92% di Andrea Virgilio, vice sindaco uscente. Vittoria al primo turno per Michele Lissia, candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali di Pavia. Sostenuto dal campo largo pavese, ha ottenuto il 53,13% e distanzia di quasi 9 punti il rivale Alessandro Cantoni, sostenuto dal centrodestra, fermo al 44,83%. Dopo 20 anni di dominio, invece, la Lega perde il feudo di Pontida, paese bergamasco che è anche un simbolo per il Carroccio, visto che lì si svolge il tradizionale raduno sul Pratone. Il candidato e sindaco uscente Pier Guido Vanalli è stato battuto da Davide Cantù della lista civica Viviamo Insieme Pontida, che ha ottenuto il 52,71% di voti. Festa doppia per la
dell'ex assessore alla sanità della Regione Lombardia Mario Mantovani, eletto al Parlamento europeo con poco più di 39.000 preferenze, terzo nella lista di Fratelli d'Italia del Nord-Ovest e incoronato nuovo sindaco di Arconate, piccolo comune in provincia di Milano. Nel milanese i comuni che hanno votato sono 68. A Rozzano ha vinto il centrodestra con Luca Ferretti 64%, seguito da Giuseppe Foglia 27,6%. A Cesano Boscone ha vinto invece il centrosinistra. Marco Pozza ha ottenuto il 52,2% contro il 44,8% di Adriana Gammino per il centrodestra. Tante le sfide oramai definite in tutta la regione. Nella bergamasca a Seriate vince Gabriele Cortesi, centrodestra, con il 63%, assessore della giunta uscente. Confermato il sindaco di Bovisio Masciago, Giovanni Sartori, centrodestra, con il 56%. Cambia colore invece Cornaredo, dove Corrado Urbano, centrodestra, vince con il 52,4%. A Mariano Comense, confermato Giovanni Alberti, centrodestra, 63,1%. A Lumezzane vince Joseph Facchini, centrodestra, con il 67%. A Binago, nel Comasco, l'affluenza si è fermata al 29,6% e il comune sarà commissariato. E ha commentato la tornata elettorale anche il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è tornato anche sulle polemiche interne alla Lega. Ascoltiamolo. Ma io credo che l'unico commento che si possa fare è che il centrodestra ovunque ha dimostrato di mantenere la propria posizione o di andare un pochettino avanti, che è la dimostrazione che i cittadini apprezzano il buon governo sia a livello centrale, sia a livello di governo nazionale, sia a livello di governo regionale. Le città da sempre sono, le grandi città da sempre sono state un luogo dove il centrodestra ha qualche difficoltà. Sto cercando di individuare la ragione, ma questo non toglie che il voto che conta è soprattutto quello complessivo. Ma guardi, su Bossi non scherziamo, Bossi è una cosa dalla quale non si può neanche prendere, neanche si può fare nessun accenno. Bossi è assolutamente il fondatore, colui che ha sempre consentito a tutti noi di svolgere attività, di andare in una direzione nuova, quindi Bossi non si toglie. Su Grimaldi ci sono gli addetti, ci sono i vertici che faranno delle decisioni e vedremo. Una gigafactory per la produzione di idrogeno verde è il progetto realizzato dal gruppo De Nora e Snam in un polo produttivo che sorgerà a Cernusco sul Naviglio entro il 2026. È stata posata la prima pietra per l'ambizioso progetto che prevede la realizzazione di una gigafactory realizzata dal gruppo De Nora e Snam e che sarà destinato a essere il più grande polo produttivo nazionale di elettrolizzatori per la generazione di idrogeno verde, con una capacità che raggiungerà i 2 gigawatt equivalenti entro il 2030. Il progetto, che si inserisce in un più ampio piano di espansione pluriennale della capacità produttiva del gruppo De Nora, prevede la realizzazione di un centro produttivo a Cernusco sul Naviglio di circa 25.000 metri quadri e sarà supportato dal gruppo Snam. Quando siamo entrati l'obiettivo era quello di entrare per conoscere una tecnologia rispetto alla quale Snam si è ritagliata il ruolo di abilitatore, favorire lo sviluppo di questa tecnologia per consentire quindi una produzione di idrogeno a prezzi competitivi è parte di quel disegno di progetto. Devo dire con soddisfazione l'idea della Gigafactory è stata sposata immediatamente dal vertice di De Nora e dal suo azionista di riferimento e quindi questo, se vogliamo, un tassello di quel percorso che avevamo disegnato, così come il percorso di quotazione che c'è stato nel 2023 e tutti i passi successivi che De Nora sta compiendo in questa direzione. È ovvio che il nostro ruolo è essere un partner che aiuta e supporta la crescita di questa azienda, perché più De Nora ha successo, più vuol dire che l'idrogeno si sviluppa e quindi c'è un ruolo per noi come trasportatori di molecole. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha riconosciuto alla società un importo pari a circa 32 milioni di euro in forma di contributo alla spesa a valere sul fondo istituito dal Ministero per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo. L'importo è finanziato tramite le risorse del PNRR.
La Gigafactory contribuirà alla crescita economica e occupazionale del territorio locale, con la previsione di creare circa 200 posti di lavoro diretti e un indotto complessivo di circa 2.000 persone. Il termine dei lavori è previsto tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. Dopo la cerimonia di assegnazione dei premi dei prestigiosi Sony World Photography Awards, tenutasi il 18 aprile scorso a Londra, arriva in Italia al Museo Diocesano Carlo Maria Martini fino al 29 di settembre l'esposizione delle opere vincitrici, esposizione curata da Barbara Silbe. Vediamo. Arrivati alla loro 17ª edizione, i Sony World Photography Awards sono un appuntamento fondamentale per gli appassionati della fotografia, in grado di rendere omaggio alle eccellenze fotografiche internazionali, evidenziando le opere e i racconti che hanno maggiormente colpito dell'ultimo anno. Tra le oltre 160 fotografie presentate a Milano, di 52 autori, spicca l'opera Spiral Campagen di Juliette Pavy, fotografa francese premiata con il prestigioso titolo di Photographer of the Year. Il suo lavoro documentario si sofferma sulle profonde e perduranti ripercussioni della campagna di contraccezione e sterilizzazione forzata nei confronti delle donne groenlandesi imposta dalle autorità danesi durante gli anni 60 e 70. In questa navata ci sono tutti i professionisti che nelle 10 categorie del Sony hanno vinto un primo, un secondo e un terzo premio. Alle mie spalle c'è Juliette Pavy, che è la fotografa di origini bretoni, quindi francese, che quest'anno si è aggiudicata il premio Photographer of the Year con un lavoro molto forte dove ha raccontato una violazione importante dei diritti umani in Groenlandia avvenuta negli anni 50 quando erano sotto la dominazione danese. La Danimarca ha imposto il controllo delle nascite anche sulle ragazzine giovanissime che oggi sono donne. Potete vedere qui un'immagine, un ritratto di una di queste donne che si è fatta intervistare e fotografare da Juliette, che siccome sono state anche, come dire, è stato impiantato loro una spirale quando erano giovanissime, alcune di loro sono addirittura diventate sterili. Il controllo delle nascite era imposto dal governo, adesso c'è un procedimento ovviamente in corso e Juliette è andata appunto a documentare questa storia molto forte. Tra i progetti esposti si segnala quello di Federico Scarchilli con la serie Flora, vincitore italiano di questa edizione che ha trionfato nella categoria Natura Morta. In mostra anche le opere degli altri fotografi italiani che si sono classificati al secondo e terzo posto in diverse categorie del concorso Professional. Uno dei premiati è un fotografo italiano, si chiama Davide Monteleone, ha vinto con un lavoro sulle miniere di cobalto in Africa. Gli altri italiani, sono 5 gli italiani che sono stati premiati, 4 nelle categorie professionisti, la coppia Jean-Marc Aimi e Valentina Piccinni con un lavoro che si chiama Tropicalia. Racconta appunto la tropicalizzazione della Sicilia, in particolare con le difficoltà a coltivare che hanno le persone lì. Poi c'è Federico Scarchilli che ha vinto con un lavoro stupendo secondo me, dove ha raccontato come le piante poi sono anche quelle comuni, sono quelle che generano i farmaci che ci curano. La prima cosa che volevo rappresentare era come l'uomo è ancora strettamente correlato e vincolato dal punto di vista della natura. Oggi come oggi una gran percentuale di medicinale è ancora di derivazione naturale, quindi siamo ancora dipendenti dalla natura. L'idea è stata quella di documentare i principi attivi naturali. Ho voluto ricercare delle piante molto comuni, molto banali, come ad esempio una fra tutte la Cataractus roseus, chiamata anche la vinca. La vinca è una piantina molto comune che quasi tutti hanno sul proprio balcone, sulla propria terrazza, ma che in realtà grazie al principio attivo che essa, cioè vincristina e vinblastina, aiuta a curare il tumore infantile. Ho voluto anche differenziare lo stile andando a scegliere per ogni pianta un colore differente. Il colore dello sfondo veniva preso direttamente dalla pianta stessa e quindi è proprio per questo che ogni colore della pianta va a variare, mentre i medicinali sono stati fotografati sempre con la stessa prospettiva, cioè centrale, e invece andare ad utilizzare uno sfondo uguale per tutti i medicinali. Questo un
schematico, più attraverso il pattern, che va a riprendere un modo di lavorare completamente opposto a quello naturale. L'edizione 2024 ha registrato il più alto numero di iscrizioni in assoluto per il concorso professional, con oltre 395.000 candidature provenienti da più di 220 paesi e territori. Questo conferma la forte eco internazionale del premio, che dà spazio ai temi di grande attualità. L'attenzione di tutto il mondo della fotografia contemporanea quest'anno è stato su temi che sono i temi caldi per tutti noi, appunto la questione femminile. Anche in questo caso c'è un lavoro molto bello di una fotografa di origini asiatiche che ha raccontato la violenza femminile, e lei stessa vittima di violenza è arrivata prima nella categoria creative con un lavoro che si intitola A Thousand Cuts, Mille Tagli, perché lei ha poi deciso di fare dei ritratti a queste donne vittime di violenza, ricoprendole con un collage fatto appunto da lei, dove ha tagliato dei fogli, li ha posti sopra i volti di queste donne, e evidenziandone la bellezza. Un altro dei temi molto molto importanti appunto è quello dell'ambiente, dei cambiamenti climatici. I fotografi leggono il mondo contemporaneo in maniera quasi chirurgica. L'altro tema fondamentale è quello dei diritti umani e dell'uguaglianza, i diritti della comunità LGBT, e poi ci sono anche tanti lavori puramente creativi. Quello che differenzia il Sony World Photography Award da altri premi è proprio questo taglio più artistico. Possono vincere le scuole, anche in Italia magari partecipa il singolo studente, il premio in attrezzature o in denaro va alle scuole, ci sono i ragazzi sotto i 18 anni, c'è la categoria open che è aperta anche ai non professionisti. Infine, una cosa alla quale loro tengono molto è il premio sostenibilità. L'anno scorso è stato vinto da un italiano, Alessandro Cinque, con un lavoro bellissimo in Sud America. Quest'anno invece c'è un centro di recupero della fauna selvatica ed è nella sala in fondo. Parliamo ora del FAI, che presenta Nel Tempo, una mostra che attraverso 59 opere di 23 artisti provenienti dalla collezione di Giuseppe Panza di Biumo esplora un argomento tra i più misteriosi e complessi della nostra vita, fino al 6 gennaio del 2025 a Villa Panza a Varese. Vediamo. Nell'arte contemporanea il tempo è, appare, si palesa. È un fenomeno da indagare non come simbolo o divinità, ma come presenza immateriale e intangibile, liquido amniotico del cosmo nel quale galleggiamo, culla di ogni nostro stato d'animo, di ogni azione, di ogni risveglio, di ogni nostra immagine e rappresentazione della realtà. Così la curatrice del progetto scientifico di Villa e Collezione Panza, Gabriella Belli, introducendo l'esposizione articolata in due registri narrativi, il tempo eterno e il tempo della realtà, che guidano il visitatore nelle cinque sezioni della mostra: il senso del tempo, la durata del tempo, i luoghi del tempo, il rumore del tempo, l'esperienza del tempo. Una mostra dedicata al tempo, un argomento straordinario che viene trattato dagli artisti della collezione Panza nelle molteplici prospettive che il tempo, la nostra vita ovvero, ci dà. Il tempo come esperienza, il tempo come durata, il tempo come rumore, il tempo ancora come luogo. Tanti modi diversi per interpretare questo che è il leitmotiv di tutta la nostra vita. Naturalmente l'arte contemporanea ha linguaggi molto radicali, non ci sono più dei per rappresentare il tempo, ma attraverso metafore possiamo entrare
in un rapporto molto intimo con il pensiero degli artisti e anche il pensiero di Giuseppe Panza di Biumo, che sul tempo ha molto riflettuto. L'esposizione si apre con un lavoro di Gregory Mahoney, Time Study del 2000, in cui 20 lettere in acciaio ossidato e fuliggine compongono la scritta Time Exists in the Mind, interrogando il pubblico fin dall'inizio della visita sul valore del tempo. La mostra prosegue con le installazioni sonore di Michael Brewster e le macchine in movimento di Piero Fogliati. I due artisti creano strumenti e meccanismi che emettono vibrazioni sonore e rompono il silenzioso fluire del tempo, permettendoci di udirne il rumore. La mostra ospita anche performance. 19,157 AD. Esplosione e incendio poco prima delle 10 di questa mattina a Brugherio, nella provincia di Monza e Brianza. Un uomo è morto, si tratta di un ragazzo classe 1999, un lavoratore originario del Gambia. Secondo le prime informazioni, l'allerta è scattata alle 9.54 in via Aristotele, al 22, dove si trova l'azienda Mega Weakness, che si occupa di vernici. L'esplosione sarebbe avvenuta durante il processo di lavorazione delle vernici stesse. I gas avrebbero saturato gli spazi e una fiammata avrebbe travolto l'operaio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, come avete visto in queste immagini, i carabinieri, i soccorritori del 118 e tecnici dell'ATS. Il codice di intervento sanitario è subito stato rosso, ma è stato constatato il decesso dell'uomo, mentre non risulterebbero altre persone coinvolte. E questa era la nostra ultima notizia. Dopo di noi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.